Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 8:30 del TG Flash di Orvieto Live. Come sempre alle 8:30 iniziamo con i numeri relativi naturalmente alla giornata di ieri e vediamoli in estrema sintesi. Come vedete, i nuovi positivi sono 182 a fronte di 3.847 tamponi, 447 guariti, 14 ricoveri in meno, un ricovero in meno in terapia intensiva e ancora purtroppo 12 decessi. Per quanto riguarda Orvieto, ecco, vi faccio vedere la sintesi. Attualmente positivi sono 45, in isolamento contumaciale 44, un ricoverato e 317 sono i guariti, quindi continua la corsa verso il basso della pandemia, anche se non così veloce come in molti speravano. Perché andiamo a vedere i dati italiani, relativi sempre alla giornata di ieri, sono 16.999 i nuovi positivi, i tamponi sono stati 171.586, per un rapporto positivi tamponi del 9,9%, quindi comunque in discesa. Poi abbiamo i guariti che sono 30.000, i ricoveri che sono 565 in meno, i ricoveri in terapia intensiva sono 29 in meno, i decessi sono 887, ancora una volta una cifra altissima, e questo lascia pensare ancora per quanto riguarda eventuali ammorbidimenti delle misure attualmente in vigore, e ne parleremo adesso durante la rassegna stampa che andiamo a iniziare dall'Umbria, come sempre, con il Messaggero. L'Ateneo chiede che si dimettano rettore e direttore generale, lo richiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Olivieri, il direttore generale, si difende di fronte al giudice, non ha nulla a che vedere con quell'esame. Ieri nella conferenza stampa settimanale della regione si è parlato di vaccini e terza ondata, saranno un nuovo stress test per la sanità umbra. E poi ecco la foto ancora di Paolo Rossi con la maglia del Perugia quando esplose e cambiò il calcio sicuramente in Umbria. Virus e ospedali, blitz della finanza in regione. Questo è dovuto ad un esposto del Codacons, un atto dovuto quando c'è un esposto. Non ci sono assolutamente indagati. Comunque la finanza è entrata negli ospedali in regione, soprattutto per andare a vedere i piani e il perché di alcune scelte. Intanto ringrazio. Contraccambio i saluti di buongiorno a Eliana, Loretta, Alessandra e Rossella. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Siamo sul Corriere dell'Umbria. Un quarto degli Umbri sarà vaccinato, ecco, entro il 2021. Questo è il piano messo a punto per le vaccinazioni. Le somministrazioni saranno su base volontaria dal 7 gennaio. Ripartono, come sappiamo, le scuole superiori. Ingressi scaglionati per quanto riguarda i licei. Tra l'altro vi invito ad andare a vedere sul nostro canale YouTube l'edizione di ieri del TG delle 18:30, perché abbiamo intervistato una lunga intervista con il segretario generale della FNC-CGIL di Terni, il professor Vulcano, e abbiamo parlato di scuole e abbiamo scoperto che insomma non ci sono cifre, non ci sono numeri, non si capisce su che base aprire e chiudere. Poca attenzione al mondo scolastico in generale e tanto, tanto, tanto tempo perso. Ci fa piacere perché di solito lo diciamo noi, qualcuno ci accusa di essere partigiani da una parte o dall'altra. Ebbene, l'ha detto anche il sindacato, tra l'altro uno dei più rappresentativi, se non il più rappresentativo nel mondo della scuola, si è perso tempo 7 mesi per non fare nulla e ci ritroviamo così. E poi DAD non è una perdita di tempo, è didattica a tutti gli effetti perché lavorano gli studenti, lavorano i professori e quindi non si capisce perché arrivare, recuperare cosa non sono state chiuse, si devono recuperare in caso l'anno scorso.
addio a Paolo Rossi, fece sognare anche i tifosi del Grifo. Caso Suarez, torniamo sulla Università per Stranieri, prime ammissioni negli interrogatori. Passiamo alla rassegna stampa nazionale e voglio iniziare con il Fatto Quotidiano, recovery plan, i finti tonti sapevano tutto, vedete qui Marcucci, Renzi, Del Rio che hanno sparato a zero, chiedono cose di ogni tipo, invece si scopre, ha scoperto il fatto, 16 riunioni in 4 mesi con tutti i ministeri. E poi caso Regeni, torture, torture subite, e quindi è stato ucciso dagli 007 egiziani di Al-Sisi, il povero Regeni. Andiamo avanti con la rassegna stampa, siamo con il Messaggero, vedete qui si parla di sia gli spostamenti tra comuni, ci sta ripensando il Presidente del Consiglio verso il via libera ai viaggi all'interno delle province nei giorni del divieto assoluto, ma attenzione, all'interno delle province pare che il punto di caduta tra i rigoristi, Boccia e Speranza in prima fila, che tra l'altro dicono deve decidere il Parlamento e non basta una FAC del governo, comunque tra rigoristi e permissivi, gran parte del PD e Italia dei Valori in prima fila, pare che il punto di caduta sia di permettere gli spostamenti fra comuni, in particolare per i comuni sotto i 5.000 abitanti, e per esempio nel nostro territorio ce ne sono più di uno. L'uomo della felicità, Paolo Rossi, è stato insomma la vittoria mondiale che lui ha ha sicuramente aiutato e molto, a partire dalla tripletta con il Brasile, è stato il punto di svolta per l'Italia che usciva dagli anni di piombo, dalla crisi, dall'austerity, da tutto, e erano entrati gli anni 80 che sono stati forse l'ultimo anno, l'ultimo decennio di vero e proprio sviluppo per il nostro paese, anche se è esplosa comunque la spesa pubblica nello stesso periodo. Andiamo a vedere Repubblica velocemente, e qui vedete in primo piano così di 007 egiziani hanno ucciso Giulio, insomma c'è di tutto, da lame, bruciature, c'è di tutto. Natale dietro fronte di Conte, Orlando, il premier ha commesso degli errori, ora condivida le scelte, Pablito per sempre. E poi Lagarde, la BCE ricarica il bazooka altri 500 miliardi, e qui ci soffermiamo un attimo, perché i 500 miliardi vengono da acquisto di titoli di Stato fino a marzo del 2022 per aiutare a tenere in ordine e sotto controllo il debito pubblico, e maxi prestiti alle banche per le erogazioni alle imprese e non solo, con tassi anche negativi. Andiamo a vedere Il Tempo, quindi qualcosa di più politico. Conte condona solo il suocero, qui Il Tempo sta facendo una battaglia da un po' di settimane contro questa legge, come dice Il Tempo, più ad personam della storia. A maggio il premier ha imposto una norma che depenalizza la tassa di soggiorno evasa, sapete che il suocero, o meglio il papà della compagna, è proprietario di più alberghi, e ha salvato così il papà di Olivia, cui è stata tolta una condanna di un anno e due mesi per peculato, nuova norma applicata a lui ma esclusa per tutti gli altri da una sentenza della Cassazione. E poi ancora giustizia per la De Girolamo dopo 7 anni di fango, troppo lunga l'attesa, l'attacco non si può prenotare. Qui torniamo a parlare di sanità, in questo caso sanità del Lazio, problemi per prenotare. Abbiamo preso poi la prima pagina del Dubbio, perché è incentrata molto sui problemi legati alla giustizia. Vi dicevamo di Del Turco l'altro giorno, la legge non è sempre giusta, dice Martelli, con Del Turco è stata una barbarie. Poi apertura con Regeni, legato e seviziato per giorni, avvenuto nel 2016, vi ricordo l'omicidio, l'uccisione di Regeni, i responsabili per i PM sono 4 agenti dei servizi egiziani, rischiano il processo, il padre, auspichiamo un cambio di rotta che però ancora non si vede.
E poi sotto, Nunzia De Girolamo, ennesimo politico vittima della mala giustizia. E poi la politica, dissoluzione del Movimento 5 Stelle, in 2 anni quasi 50 parlamentari in meno, e anche ieri altri 4 deputati hanno lasciato il gruppo del partito fondato da Beppe Grillo. Quindi insomma si stanno perdendo i pezzi. Buongiorno a Beatrice, buongiorno ad Alberto. Continuiamo a parlare di continuiamo con le notizie, scusatemi, della giornata. Intanto c'è stato ieri il giuramento alla caserma Montegrappa, sede della scuola addestramento di specializzazione, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid, del 41esimo corso ordinario e del 7° corso straordinario di specializzazione antiterrorismo e pronto impiego, alla presenza dell'ispettore degli istituti di istruzione, il generale di corpo d'armata Carlo Ricorsi, e del comandante della Legione Allievi, il generale di brigata Gianfranco Carozza. Quindi c'è stata comunque la cerimonia di giuramento, doppio di 2 corsi. Ora gli agenti, i baschi verdi, eccoli qui, i baschi verdi andranno ad coadiuvare tutti gli agenti nei punti più delicati del nostro sistema, aeroporti, porti per esempio. Basilica, cattedrale, celebrazioni liturgiche del Santo Natale. Come sapete, il Papa ha anticipato la messa del 24 alle 19:30. Ebbene, per il 25 dicembre, in particolare il 26, il 24 e 25 dicembre, 1 e 6 gennaio, per le celebrazioni in cattedrale, chi vuole partecipare dovrà ritirare un pass in sacrestia che sarà valido per una sola persona. E quindi chi vuole dovrà andare in sacrestia, richiedere il pass, e che gli verrà dato naturalmente dal personale dell'opera del Duomo e della diocesi, del capitolo della cattedrale, che operano nel Duomo. Oggi pomeriggio invece parleremo di iniziative di Natale, parleremo di Marcia On, lo shopping è sempre acceso, un'iniziativa perché vogliamo vedere cosa fanno nelle altre città umbre per promuovere il commercio locale. Voglio tornare poi sul Covid, perché ieri durante la conferenza stampa, e così ci riallacciamo anche all'intervista ieri di Vulcano, segretario della FLC-CGL di Terni, perché è stato spiegato un attimo la situazione della scuola. Ebbene, la scuola al 14 novembre, scusatemi, erano 52 le classi in quarantena, 16 nel Ternano, 370 i bambini in quarantena, e questo ci fa capire che l'incidenza è stata molto importante, che se ne dica, nella scuola, e le misure restrittive del governo nazionale prima e della regione poi hanno sicuramente contribuito, e di molto, ad abbassare la curva epidemica, in particolare nella fascia tra i 14 e i 18 anni. E poi l'incidenza delle diagnosi a scuola è stato nel 25,8% per quanto riguarda in generale, e sui docenti del 7,26% in provincia di Terni e del 2,7 in provincia di Perugia. Quindi, come vedete, insomma, la scuola ha contribuito, e come, di che tinta, e non parliamo naturalmente del sistema, ma di quello che c'è in tutto intorno. Tra l'altro, uno studio di Lancet in 131 paesi ha certificato, con dati alla mano questa volta, che l'apertura delle scuole nei 131 paesi, compresa l'Italia, ha contribuito per il 25% alla seconda ondata pandemica. In Umbria l'impennata c'è stata dal 1 ottobre, guarda caso, 15 giorni dopo l'apertura delle scuole. Non è la scuola, ma abbiamo, ha spiegato ieri il dottor Cristofori, abbiamo messo in moto
circa 140.000 persone ogni giorno e, con queste 140.000 persone il contagio, il virus ha lavorato contagiando le famiglie e tante altre persone. Quindi ribadisco, non è la scuola in sé quanto tutto quello che c'è intorno. Poi un'ultima annotazione, ieri è uscito questo tweet di Luigi Di Maio: a Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli comuni. Intanto è una proposta, ma è il verbo permettiamo che non va assolutamente bene. Non siamo sudditi, giustamente, siamo cittadini, non si permette, assolutamente non si permette. Questo è un verbo veramente errato, una caduta di stile grande per un ministro della Repubblica. Noi siamo cittadini, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, le leggi sono fatte per la tutela dei cittadini onesti e non per permettere ai sudditi. I sudditi non ci sono più. Io per ora vi ringrazio, l'edizione della mattina è terminata qui, appuntamento alle 18, vi ricordo con un'intervista che riguarderà Marcia On, questa iniziativa messa in piedi da Confcommercio Marciano, Comune di Marciano, con il contributo determinante di un privato per promuovere il commercio, e vedremo come nel periodo, almeno nel periodo natalizio, ma da quello che si sa poi l'iniziativa continuerà anche nel periodo successivo. Quindi vi ringrazio dell'ascolto, appuntamento alle 18.30. Grazie a tutti, buona giornata, buon lavoro e buono studio.